Siamo qui in Svercelli, ospedale Sant'Andrea, questo interessante convegno che si chiama Il Medico al Centro della Trasformazione Digitale del Servizio Sanitario Nazionale. È un momento di particolare cambiamento per la sanità, in quanto il Covid ha determinato un'accelerazione delle trasformazioni digitali, della digitalizzazione della sanità. Quando parliamo di sanità digitale parliamo di un insieme molto ampio che riguarda la telehealth, che racchiude diverse funzioni, diverse cose, diverse utilizzazioni. Riguarda telemedicina, ma riguarda anche l'utilizzo in ambito ovviamente amministrativo, riguarda anche quello che è il teledelivery o la terapia teleguidata, riguarda tantissimi sottoinsiemi di una grande famiglia che è la e-health, che è quindi la sanità digitale. Questo momento dove anche l'intelligenza artificiale e quindi machine learning sono tecnologie che vengono applicate nei percorsi decisionali, negli algoritmi che sono stati a volte anche di corsa messi a punto durante la pandemia, ma che erano già presenti, hanno semplicemente avuto un'accelerazione. Oggi parliamo molto quindi anche di applicazioni di intelligenza artificiale, di reti neurali e di completare questo processo di digitalizzazione che porta a diversi risultati: una maggiore accessibilità per i pazienti, una migliore condivisione delle informazioni a beneficio dei pazienti ma per i sanitari, una telecooperazione tra sanitari di specialità diverse, la possibilità di supplire in alcune aree più remote o meglio o peggio collegate ad alcune carenze che possono essere legate alla mancanza di alcune specialità. Il tema di questo convegno è oggi fondamentale perché rappresenta da un certo punto di vista una svolta epocale nell'ambito della medicina, come nella storia della medicina ha rappresentato l'introduzione della lente convessa, che ha consentito di avere a disposizione il microscopio e quindi di far capire che l'uomo era qualcosa di più rispetto a un tutt'uno, ma era fatto di strutture quali le cellule, di strutture subcellulari, esattamente allo stesso modo come la digitalizzazione, che può essere vista in un certo senso come la quarta rivoluzione industriale, vede un insieme di attività che si compenetrano l'una con l'altra. Il rapporto medico-paziente non si altera, ma posso dire in un certo senso si corrobora grazie allo sviluppo di queste nuove tecnologie, che sono per l'appunto anche la telemedicina, la televalidazione, il teleconsulto, la trasmissione a distanza dei risultati, e questo proprio per essere sempre più vicini al paziente sul territorio, in quella che è un'ideale continuità fra l'ospedale e l'assistenza territoriale. Dimostrazione della nostra presenza sul territorio, dimostrazione che la dualità pubblico-privato è ormai un concetto superato e si lavora tutti per un bene comune, che è il bene dei pazienti. La giornata di oggi ha visto dei relatori importanti che hanno dato spunti di riflessione estremamente interessanti, che saranno chiave di volta per le iniziative che verranno prese nel prossimo futuro. Convegno molto interessante per chi anche come me sta dall'altra parte della barricata, come amministratore locale, come sindaco di una realtà morfologicamente penalizzata. Noi abbiamo un plesso ospedaliero, ma pochi chilometri da Borgo Sesia, le strade sono tortuose e non poter arrivare in tempo reale all'ospedale spesso causa dei problemi. La telemedicina per questo è il futuro e siamo contenti di aver partecipato a questo convegno, siamo contenti che sempre di più si parli di telemedicina, di informatizzazione, è il futuro globale, ma lo è soprattutto per i territori montani come il nostro.